Salve amici! Dall'inizio del secolo scorso, l'artiglieria, insieme alle truppe di fanteria, è diventata la base per condurre operazioni di combattimento combinate. Condizioni estreme come caldo, freddo e impraticabilità possono ritardare i cannoni e con essi l'intero esercito. Sono necessari obici robusti e potenti, in grado di superare qualsiasi cosa, paludi, cumuli di neve ghiacciata, tempeste di sabbia e sparare proiettili su enormi distanze. Di recente è stata adottata una nuova arma che ha caratteristiche di combattimento sorprendenti, ma per conoscere questo modello andremo in una delle zone climatiche più estreme del mondo, nelle fitte e gelide foreste della Svezia. Il campo di addestramento dell'esercito svedese si trova a Boden, a poco più di 100 km a sud del circolo polare artico. Spostiamoci qui per vedere i test di un'arma pesante, pronta all'uso ovunque sia necessario, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Quando si pensa a grossi cannoni come gli obici, non vengono associati alla velocità, ma ora è apparsa una nuova arma. Si tratta dell'Archer, l'obice più veloce nel mondo. Il progetto è iniziato nel 1995 come una variante del cannone semovente FH-77. Nel 2003 il contratto è stato vinto dall'azienda Forsvarets Materielwerk. Il prototipo è stato testato nel 2005-2006. Nel 2008 il governo svedese ha firmato un contratto per la fornitura di 24 sistemi per equipaggiare due battaglioni. Le consegne sono iniziate a settembre 2013. Archer è un obice autocaricante da 155 mm, completamente automatizzato, montato su un veicolo blindato con 6 ruote motrici. Anche a meno 35 gradi è pronto per andare ovunque. Il maggiore Lars Rutgersson, del reggimento di artiglieria dell'esercito svedese, crede che quest'arma porti l'artiglieria a un nuovo livello. Archer è un'arma del futuro, un sistema velocissimo in grado di sparare a lunghe distanze. Ha un'autonomia di circa 60 km, quasi il doppio rispetto ai suoi predecessori. Questo vale anche per il suo potente sistema di trasporto a 6 ruote motrici, una macchina da 33 tonnellate che può muoversi a 70 km orari. Non si ferma neanche se tutte le ruote vengono forate. Né il clima né il terreno possono fermare l'Archer. È progettato per operazioni militari in qualsiasi condizione. Può combattere sulla neve e sulla sabbia, ovunque lo si mandi si farà strada. Uno dei motivi della velocità di questo sistema è che nessuno deve scendere dall'auto e fare il lavoro sporco. Tutto è completamente automatizzato, sia prima che dopo l'azione. Si ha il tempo di sparare un colpo e di allontanarsi ancora prima che i proiettili raggiungano il bersaglio. Naturalmente la velocità conta dal momento che i mezzi di controbatteria del nemico hanno la capacità di calcolare da dove proviene il proiettile e contrattaccare. I sistemi di artiglieria classici si dispiegano in un tempo molto lungo, da 10 a 15 minuti. Anche la rotazione richiede molto tempo. Archer impiega meno di 30 secondi dal momento in cui gli operatori ricevono il segnale di sparare per fermare il veicolo, mettersi in posizione e sparare. Poi, dopo meno di 30 secondi, Archer può continuare ad avanzare. Ma cosa lo rende così veloce? Prima i grandi cannoni richiedevano numerosi equipaggi ben addestrati, ma con l'Archer lo stesso lavoro viene svolto da sole 3 persone, compreso l'autista. Come? Beh, in primo luogo, grazie al sistema di controllo del fuoco completamente automatico. Si chiama Lemur. Offre all'operatore una visuale opto-elettronica e una stazione di correzione che utilizza un telemetro laser o una videocamera, che può essere anche a infrarossi. In secondo luogo, tutto è automatizzato, dalla ricarica allo sparo. Per caricare basta solo premere un pulsante sullo schermo. C'è una mitragliatrice da 12,7 mm e un sistema di granate fumogene. Avere un sistema completamente automatizzato significa che nessuno dell'equipaggio deve andare sotto il fuoco nemico e lasciare il veicolo blindato. L'abitacolo dell'Archer è completamente blindato. Il vetro ha uno spessore di quasi 8 cm, il che fornisce protezione contro le armi leggere. Anche nelle aree in cui esiste una minaccia di contaminazione radioattiva, biologica o chimica, non ci sono problemi. E al suo interno fa molto più caldo che fuori. Ma vediamo altre caratteristiche uniche. Il cannone dell'Archer da 8 metri consente di ottenere una gittata di fuoco fenomenale. Anche la velocità è sorprendente.
L'Archer trasporta 21 colpi pieni, che possono essere sparati in 2 minuti e mezzo da caricatori completamente automatici in una torretta deserta. L'Obice dispone dei più avanzati proiettili finora costruiti, gli Excalibur. La gittata massima per un proiettile convenzionale è di 30 km, per un proiettile a razzo 40 km e per un proiettile Excalibur 60 km. Ogni obice semovente è accompagnato da una macchina di ricarica e il rifornimento delle munizioni richiede 8 minuti. Con il sistema GPS, l'obice mira con incredibile precisione piccoli bersagli a una distanza di 40 km o più. Il proiettile si punta dopo lo sparo e questa per l'artiglieria è una novità. L'artiglieria pesante è comparsa per coprire vaste aree. L'idea è quella di cogliere di sorpresa il nemico, costringerlo a rannicchiarsi a terra e non lasciare alcuna possibilità di fuga. Quest'arma è in grado di sparare i suoi proiettili per un'incursione simultanea di artiglieria. Con l'aiuto di calcoli al computer e un leggero cambiamento nell'inclinazione del cannone, l'arma può sparare un colpo multiplo simultaneo. Se un proiettile viene sparato da un'angolazione elevata, ci vorrà più tempo per raggiungere il bersaglio rispetto a un proiettile sparato da un'angolazione inferiore. Partendo dall'alto e abbassando leggermente la canna dopo ogni colpo, si può fare in modo che fino a 5 colpi colpiscano il bersaglio quasi contemporaneamente. Tutto questo di solito è molto difficile da effettuare, ma con questa tattica diversi Archer possono scatenare dozzine di proiettili sul nemico, tutto entro circa un secondo e senza preavviso, quindi senza possibilità di mettersi al riparo. Nell'ottobre 2021 l'azienda BAE ha annunciato il successo dei test del sistema Archer negli Stati Uniti. Quest'obice semovente ha partecipato al concorso che l'esercito americano sta tenendo per selezionare un veicolo del genere già in fase di produzione di massa. Nella primavera del 2022, i media hanno iniziato a diffondere informazioni su possibili consegne di cannoni semoventi svedesi FH-77BW Archer in Ucraina. E il 28 aprile queste informazioni sono state confermate, con il primo lotto di 4 obici Archer in arrivo in Ucraina. L'industria militare ucraina nel 2015 ha iniziato lo sviluppo del proprio obice semovente a ruote Bogdan. È diventato il primo cannone semovente ucraino progettato per il calibro di artiglieria NATO di 155 mm. Con un peso di 28 tonnellate raggiunge gli 80 km orari. Come il suo parente svedese, l'obice ucraino è dotato di un sistema di caricamento automatico, anche se solo per 6 colpi. Il supporto dell'artiglieria semovente è costruito su un telaio KRAZ con una doppia cabina blindata per ospitare un equipaggio di 5 persone. Carica, mira e sparo possono essere controllati sia dalla cabina di pilotaggio sia dall'esterno. Un secondo punto di controllo è installato nella parte posteriore. La cabina è dotata di riscaldamento, aria condizionata, ventilazione e aria calda verso il parabrezza. C'è spazio per apparecchiature aggiuntive, dispositivi di sorveglianza e visione notturna, dispositivi di ricognizione e controllo, una stazione radio, dispositivi di protezione individuale e munizioni trasportabili. È prevista una protezione per l'equipaggio da proiettili del tipo B32 di calibro 7,62 mm, da una distanza non superiore a 30 metri, con angoli di tiro di più o meno 30 gradi, nonché da frammenti di proiettile. Il design deve fornire protezione dalle mine e la ruota deve resistere all'esplosione di una bomba a mano, di un proiettile di artiglieria inesploso, di piccoli ordigni esplosivi con un equivalente in TNT di almeno 0,35 kg e all'esplosione di una mina con una massa di esplosivo da 6 kg. Il completamento del progetto era previsto per il 2020, ma questo non è accaduto. Lo sviluppo è stato rallentato, per lo più per ragioni burocratiche. Nonostante questo, l'obice ha comunque superato una serie di test. Negli ultimi, del 2021 e 2022, Bogdan ha sparato con successo 450 colpi a una distanza di 42 km. Sono stati utilizzati proiettili da 155 mm di produzione turca e ceca, inclusi dei proiettili Excalibur. Ma non è stato possibile stabilire una produzione in serie, né quindi la consegna di questa arma all'esercito. Con questo è tutto, amici.
Lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto, scrivete un commento, iscrivetevi al canale e a presto!